sì, un po' in ritardo è dovuta alla connessione e a un po' di movimenti che ci sono stati qui nella struttura. Bene, come vi avevo promesso, mi trovo a Narni, esattamente nel complesso delle Grazie. Questa dove stiamo per entrare è era almeno una grande chiesa. E adesso vi faccio vedere qualcosa. Certamente c'è da meravigliarsi. All'interno di questa chiesa troviamo anche questa automobile che uno si domanda come mai si trova qui dentro, chi ce l'ha portata? Eppure è un'automobile, un cappello, chissà di chi è, e guardate quanto è grande questa chiesa. Questa era la cupola. Poi per quanto riguarda l'architettura è veramente una cosa straordinaria. Ci sono delle bifore veramente bellissime. Ma quello che più mi ha colpito, eccole qui, vedete? Ma quello che più mi ha colpito, indipendentemente dalle esplorazioni e indagini che vado a fare, è quell'immagine lassù della Madonna della Vergine con il suo bambino, con i due santi ai lati. Bene, la storia di questa immagine risale al 1300-1400 e si trovava in un'edicola qui vicino. Poi nel 400 circa dall'edicola fu portata qui, dove fu fatto la prima chiesa, il primo nucleo, dove gli abitanti, il popolo qui vicino, veniva ad adorare questa immagine. Pensate che questa immagine è ritenuta miracolosa da gente locale e ho letto su internet in alcuni documenti che comprovano appunto questa particolarità attraverso documenti. Questo affresco è l'unico in tutta la chiesa, il resto è tutto andato in rovina. Ma per miracolo questa immagine è ancora lì. Allora c'è da chiedersi, perché è lì? Perché non è protetta? Bene, e a quanto vedo è anche di una notevole fattura. Questo era l'altare. Insomma, cosa volete che vi dica? Noi qui in Italia siamo abituati a queste cose. Io che giro molto, vado in tantissimi luoghi e in ogni luogo trovo sempre qualcosa di anomalo. Siamo un popolo che distrugge l'arte. Lo Stato italiano se ne frega completamente. Pensate, questa struttura si trova a Narni, ma il proprietario è il Comune di Roma. Allora qui ci sono delle persone qui a Narni che hanno addirittura fondato un'associazione di tutti coloro, uomini e donne, che sono venuti qui in questa struttura a farci le scuole elementari, a farci le medie o a curarsi. Poi l'ultimo suo uso fu anche come orfanotrofio dell'infanzia. Perciò ci troviamo anche questa splendida carrozzella che evidentemente risale già agli anni, non so, 30, 40. Bene, hanno fondato un'associazione per cercare di tutelare questa chiesa, questo complesso. Qui c'è la loro storia, i loro ricordi. Bene, io non mancherò comunque di fare una denuncia per salvaguardare questa immagine, che, come ho detto prima, è miracolosa. Ci sono delle prove, ci sono dei documenti. Bene,
E allora perché lasciarla qui, lasciarla morire? Però a quanto pare tutto intorno, tutto è distrutto. Addirittura la macchina, tutto è distrutto. Guardate questi colori, questi colonnelli. Guardate. Ma lei è lì, che ci guarda, che resiste, che è viva insieme a noi. Anche questo, chissà, può essere un miracolo. Bene, amici, per quanto riguarda l'indagine in questo posto, è veramente una cosa enorme e oggi è il quarto giorno che sono qui. Ho messo telecamere, sensori in alcuni punti che ritengo un po', diciamo, attivi come dal punto di vista paranormale. Aspetto ancora un paio d'ore e poi vado a vedere, a smontare il tutto e rientriamo verso casa. Bene, e veramente mi piange il cuore vedere queste situazioni. Mi piange veramente il cuore. Il complesso delle Grazie a Narni, in Umbria. Amici, ciao, spero che vi sia giunta questa mia diretta e pensate anche voi a questa immagine. Aiutiamo tutti insieme a Bene. tutelare questa immagine. Con questa immagine della Maria Vergine, bene, io esco da questo sito. E me ne rientro. E adesso provvediamo a fare il video così tutti quanti potrete condividerlo con me. Ciao!